caffetteria, gelateria, gastronomia a pranzo. Hai sempre un motivo in più per fare una pausa al Caffè Europa. Quale? È tutto buonissimo! Caffè Europa a Cireale, in Piazza Europa 20. Prova la bontà dei nostri prodotti, tutti artigianali, lavorati da noi con i migliori ingredienti. Caffè Europa, una dolce pausa. Bella fresca, l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca, produttori di verdure, non industriali di insalate. Il 65% di sconto immediato in fattura se acquisti una caldaia o un climatizzatore Ariston. Scopri da Bruno Service Clima in via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale come risparmiare fino al 65% grazie agli incentivi fiscali e ad Ariston. Ti installiamo una nuova caldaia o un climatizzatore di ultimissima generazione a pompa di calore. Risparmiosissimo. Ti offriamo la protezione Smart 10 per avere un'assistenza garantita anche da eventuali danni da agenti atmosferici. Con l'ulteriore vantaggio che il centro assistenza siamo noi. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Al Fico d'India, trattoria pizzeria nel centro storico di Acireale, a due passi dal Duomo in piazza San Domenico 1. Al Fico d'India, i piatti della tradizione siciliana o la pizza cotta a legna sono le nostre specialità. Vieni a scoprire i sapori veri, i caserecci all'isolana, le carrellate di antipasti mare e monti, le grigliate di pesce o di carne, le pizze nei gusti che vuoi. Tutti i venerdì, stocco. Al Fico d'India, trattoria pizzeria, cucina casereccia, piatti speciali su richiesta e servizio catering. La domenica aperti anche a pranzo. Buon appetito! Immaginate un lussureggiante parco con prati verdi, ombreggiati da palme esotiche e agrumi ai piedi dell'Etna, con una panoramica che unisce all'orizzonte mare e cielo alla splendida vista sulla vicina costa. Hotel Orizzonte Acireale. Vi aspettiamo in questo angolo di paradiso per un piacevole e rilassante soggiorno o per festeggiare nelle nostre sale qualsiasi ricorrenza. Hotel Orizzonte, ristorante, bar, sale meeting, via Cristoforo Colombo 2, Acireale. Per info, telefono 095 88 60 06 www.hotelorizzonte.it. Ubuntu si è allargato con un fantastico Deo riscaldato. I sapori della tradizione siciliana con antipasti e taglieri, primi con pasta fresca lavorata da noi e dolci. Il tutto accompagnato da un'ampia scelta di vini. Via Vittorio Emanuele 175 a Cireale. È gradita la prenotazione. La domenica aperti anche a pranzo. Buonasera, bentrovati con Città Città speciale elezioni ACI Sant'Antonio. Come abbiamo anticipato in questi giorni nel corso dei nostri telegiornali, conosciamo meglio i candidati a sindaco di ACI Sant'Antonio. Al momento sono 5. Qualcuno non esclude sorprese dell'ultima ora, ma vedremo, lo sapremo il 3 di maggio, quando a mezzogiorno si chiuderanno le liste di presentazione, scadranno i termini per la presentazione delle liste. E allora, stasera siamo qui per proporvi le chiacchierate che abbiamo realizzato con i 5 candidati a sindaco e come è successo anche per Acireale, qualcuno di voi sicuramente lo ricorderà,
andremo ad effettuare un sorteggio per vedere le uscite, in piena trasparenza dunque, le uscite delle interviste dei 5 candidati a sindaco. Con l'aiuto di Chiara Greco andiamo dunque a chiudere, a sigillare diciamo, questi 5 nominativi che andremo poi a sorteggiare. Qui abbiamo Finocchiaro, Giuseppe Finocchiaro. A te Chiara. Grazie direttore, buonasera. Abbiamo poi Antonio Di Stefano. Antonio Scuderi. Giuseppe Santamaria. Quintino Rocca, quinto nell'ordine che adesso conosceremo comunque dei candidati a sindaco. Allora andiamo ad estrarre la prima pallina e vediamo chi inizia il giro delle interviste. Rocca. Rocca e dunque andiamo con il secondo estratto. Finocchiaro. Finocchiaro, Giuseppe Finocchiaro. Sarà l'intervista numero 2 della serata. Santa Maria. Giuseppe Santa Maria, terzo candidato a sindaco che verrà proposto. Scuderi. Antonio Scuderi e dunque chiude la classifica, o meglio, chiude il giro delle interviste. Di Stefano. Antonio Di Stefano, perfetto. Abbiamo dunque in piena trasparenza effettuato questo sorteggio, ovviamente sono delle interviste realizzate nella giornata di ieri, non richiederemo in questa occasione il vostro apporto, seguirà poi nella parte diciamo che si avvicina alle elezioni un altro confronto, quello sarà un vero e proprio confronto con i candidati a sindaco nell'ultima settimana che precede le elezioni. Adesso invece andiamo con la sigla e poi entriamo nel vivo del nostro programma con il nostro opinionista che conosceremo, che saluteremo tra poco. Bentrovati dunque nel salotto di Città Città, elezioni speciale ACI Sant'Antonio, conosciamo meglio i 5 candidati a sindaco. Intanto saluto il mio compagno di viaggio per questa puntata di Città Città, Francesco Sorbello. Buonasera. Buonasera e bentrovato. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, Francesco Sorbello, condirettore della Confcommercio Catania, occorre precisarlo, sì, nelle vesti ovviamente di opinionista qui stasera a Città Città. E allora andiamo a cominciare e chiamiamo in causa Chiara per conoscere la scheda del primo candidato a sindaco sorteggiato, vale a dire Quintino Rocca.
Ma prima abbiamo il servizio introduttivo. Mi ricordavano questo, il nostro dappertutto ci offre quindi una panoramica sulle elezioni ad Aci Sant'Antonio. Parola a dappertutto. La regola del 5, già presente ad Acireale, si conferma anche nella vicina Aci Sant'Antonio, dove la sfida per la poltrona sindaco è diventata pentagonale negli ultimi giorni, quando Giuseppe Santamaria ha ufficializzato la sua candidatura. Una discesa in campo che, di fatto, non ha stupito, considerando che proprio l'esponente della Democrazia Cristiana era stato tra i primi, mesi fa, a dichiarare di essere pronto a correre per la massima carica cittadina. Ha indugiato un tantino, forse per cercare di allestire una coalizione più ampia possibile. Via via però si è reso conto che quelli che dovevano essere i suoi alleati stavano intraprendendo strade diverse e quindi alla fine ha rotto gli indugi per annunciare la sua candidatura, sostenuta non solo dallo storico scudo crociato ma anche, a giudicare dai movimenti in corso, da larga parte di Forza Italia. A riguardo, come ad Acireale, il simbolo potrebbe non apparire sulle schede, ma tale eventualità non sembra impensierire più di tanto Santamaria, che dovrà vedersela con altri tre avversari del centro-destra ed uno del centro-sinistra. Quest'ultimo è Quintino Rocca, da sempre fedele al Partito Democratico, il quale potrà contare su liste civiche di consolidata tradizione. Un partito nazionale anche per Antonio Di Stefano, accanto al cui nome, sulla scheda, apparirà il simbolo di Fratelli d'Italia, giusto per confermare lo strappo esistente all'interno del centrodestra in altre città chiamate al voto. Conferma che giunge anche dalla candidatura di Antonio Scuderi, riferimento di quel Prima l'Italia che di fatto sarebbe il partito del sindaco uscente Santo Caruso. E il condizionale, considerato il clima che si respira da Aci Sant'Antonio sin dall'indomani delle elezioni regionali, è d'obbligo, assai d'obbligo, visto che l'attuale primo cittadino sembra sia tornato a frequentare gli amori giovanili. Infine Giuseppe Finocchiaro, l'unico che corre senza simboli nazionali, pur essendo un pentastellato della prima ora. E a proposito di 5 Stelle, domani ad Acireale si ritroveranno i principali esponenti del partito fondato da Beppe Grillo per parlare di cose, tra virgolette, accesi, ma non solo. Per concludere, visto che siamo partiti con le similitudini con Acireale, rileviamo un aspetto totalmente difforme. Tutti i candidati a sindaco di Aci Sant'Antonio rivestono cariche istituzionali. Quelli di Acireale, invece, sono tutti fuori dal palazzo, a meno di sorprese pentastellate. Abbiamo conosciuto ancora meglio i candidati a sindaco e adesso andiamo a presentare il primo sorteggiato, Quintino Rocca. Quindi parola a te, Chiara. Quintino Rocca, 34 anni, sposato, laureato in economia aziendale, si presenta con 4 liste, Città Attiva, Avanti Così, Aci Sant'Antonio domani e Aci Sant'Antonio 2030. Ha uno slogan che è Benvenuto Futuro, ha ricoperto la carica di consigliere comunale nella scorsa legislatura ed è assessore uscente di quest'ultima legislatura. E a questo punto possiamo andare con l'intervista che abbiamo realizzato. Eccoci con il candidato a sindaco di Aci Sant'Antonio, Quintino Rocca, assessore uscente dell'attuale maggioranza di governo. E, prima domanda, oserei dire d'obbligo, cosa l'ha spinta a candidarsi? Diciamo che avrei fatto volentieri parte di questa squadra anche in un ruolo diverso, non era nei miei piani. Diciamo anche rispetto ai miei competitori che invece già forse da qualche anno già stavano lavorando per questa candidatura a sindaco. Io vedevo bene anche altri nomi a rappresentarci. E poi naturalmente in maniera spontanea, per quanto spontaneo può essere un processo politico, è venuto fuori il mio nome.
E mi sono sentito di accettare, visto che c'era una squadra forte che lo sosteneva, in particolare consiglieri come Aluscenti, come Salvo Sorbello, Salvo Conti, Carmelo Carusa che ha spinto, e anche pezzi che erano nell'opposizione che avevano visto in me una persona con cui dialogare in questi anni, come un potere aggregante forse, ecco. Sì, evidentemente sì, evidentemente sì. Ma devo dire che nella mia squadra c'erano persone che potevano benissimo ambire ad essere il candidato sindaco, uno su tutti, Salvo Sorbello, che era uno dei nomi che io stesso avevo fatto, e che poi invece molto umilmente ha fatto un passo indietro, diventando lui stesso invece propondore della mia candidatura. Si parte con uno slogan ben preciso: benvenuto futuro. Sì, abbiamo scelto questo slogan per varie ragioni, principalmente per due. Uno, perché la prossima amministrazione avrà a che fare con una ristrutturazione, diciamo, dell'intero paese, perché abbiamo un treno da non perdere, che è quello del PNRR, e quindi abbiamo la possibilità di cambiare il volto da Cisant'Antonio e quindi di accogliere questo futuro. E sulla scorta di questo la seconda motivazione, cioè quello di proporre un ricambio generazionale, cioè le nuove sfide pretendono una nuova visione, un nuovo linguaggio. Questo ricambio generazionale che probabilmente è già avvenuto in società, se penso a tutte le attività che stanno andando avanti a Cisant'Antonio, vedo tutta la mia generazione impegnata in queste attività, cioè sono ormai imprenditori i miei coetanei. E in mente la politica, come sempre, è un po', diciamo, è come un po' un elefante, no? Fa passi più lenti. Ecco, in questo, per questo benvenuto futuro, cioè per questo una nuova generazione che si riappropria anche della scena politica, come ha già fatto della scena sociale, della scena imprenditoriale. Particolare e curioso di questa tornata elettorale ad Aci Sant'Antonio è che ben tre assessori uscenti dell'attuale giunta si candidino per diciamo lo scranno più alto, la poltrona di primo cittadino. Eccessivo personalismo o cos'altro? Beh, dopo 10 anni è chiaro che si chiuda un ciclo e quindi che se ne riapra un altro, e probabilmente ognuno pretende di poter rappresentare idee e progettualità diversi e una porzione di Cisant'Antonio diversa, ecco. E quindi per certi versi era fisiologico e naturale che ci fosse una divisione. E io non sono particolarmente allegro di questa divisione, perché sì, anche con quelli che saranno i miei competitori mi sono trovato bene in questi anni. Non posso negare che tanto Giuseppe Santamaria quanto Antonio Scuderi sono stati dei leali compagni di viaggio, sì. Però per forza di cose a un certo punto si prendono delle strade differenti. Abbiamo provato un'interlocuzione che però evidentemente non è stata proficua, in modo da unificare quella che era l'amministrazione uscente. E forse anche questo benvenuto futuro, cioè anziché quindi guardare al passato, ci tocca ognuno guardare al futuro e quindi per fare una campagna elettorale che sia sui contenuti, che sia sui progetti, che sia sulle visioni. Ecco, visioni, progetti, programma. Immagino siate in una fase di stesura del programma. Al primo posto cosa mettiamo? Allora, io credo che per tutte le future amministrazioni il problema principale sarà quello della vivibilità, ovvero di aumentare gli standard di vivibilità di un territorio, declinando il concetto di vivibilità nei vari settori dell'agire quotidiano di un'amministrazione.
vivibilità non è soltanto un paese più pulito o un paese più efficiente, ma è la somma di tutte queste cose. Quindi vivibilità è indubbiamente un paese in cui i servizi sono più efficienti, da cominciare dal servizio appunto della raccolta rifiuti, delle attrezzature urbane, ma anche i servizi comunali. Ma vivibilità è anche un paese che sia a misura di pedone, ma anche a misura di disabile, ma anche un paese vivibile, un paese in cui nessuno resta indietro, quindi in cui i servizi sociali agiscono in maniera discreta ma capillare nei confronti delle sacche di disagio sociale e economico, ma è un paese vivibile e anche un paese in cui le aziende non vedano nell'ente locale quel coacervo di burocrazia che rallenta il fluire quotidiano dell'attività di impresa, ma anzi che vedono un alleato nell'ente locale. Ecco, tutto questo secondo me rappresenta la sfida, e diciamo, a supportare questa sfida ci sono c'è il PNRR, c'è i finanziamenti che sono già presi, e ci sono dei lavori da seguire ed eseguire. E in tal senso serve una squadra di amministratori che non abbia interessi, che non rappresenti un gruppo di potere o un gruppo di interessi del territorio sul territorio, ma che siano armati di buona volontà e che abbiano delle competenze per poter rispondere, diciamo, alle domande in questione. E che magari abbiano alle spalle una certa esperienza. Che abbiano sì alle spalle anche una certa esperienza, però diciamo è un po' facile dirlo da assessore uscente. Dico, è giusto anche che si affaccino persone nuove che non abbiano esperienza in politica, perché è soltanto da questa commistione fra esperienza e coraggio e audacia di chi invece non si è mai confrontato che può nascere una sinergia vincente. Ecco, noi in questa chiacchierata che faremo con tutti i candidati a sindaco di Aci Sant'Antonio siamo andati anche alla ricerca di quello che potrebbe essere un po' il tallone d'Achille di ogni candidato. Nel suo caso, Rocca, ricordiamo la chiusura dell'isola ecologica che non è stata più riaperta. Sì, è stato un problema tra i tanti da affrontare nella delega assessoriale che ho ricoperto. Devo dire che spesso ci puntano il dito che noi abbiamo chiuso l'isola ecologica, in realtà non chiudiamo noi l'isola ecologica, è un atto gestionale, no? E quindi è stata chiusa dagli uffici perché non hanno ritenuto più che ci fossero le condizioni lì per poterla tenere aperta. È una zona dove vi era prima, era una zona di dissesto idrogeologico, eccetera. Sì. Devo dire che in questo siamo arrivati però alla conclusione di un iter che ci porterà in brevissimo tempo, presumo questione di giorni, ad aprire il centro comunale di raccolta RAE. Quindi domenica scorsa abbiamo fatto la nostra ultima giornata ecologica, perché finalmente avremo un centro comunale di raccolta per i RAE che noi cercheremo di, anzi che doteremo in modo da poter accogliere anche gli altri tipi di rifiuti ingombranti, e in modo tale che appunto da supplire finalmente all'assenza di isola ecologica in questi anni. A ciò va fatto un ragionamento più ampio, che deve essere quello di superare la raccolta porta a porta. Sarà la sfida del futuro, sì. Perché il porta a porta serviva ad abituare la cittadinanza alla raccolta differenziata. Ora che una certa abitudine ce l'abbiamo, in questi 5 anni siamo passati dal 40% al 60% senza isola ecologica, quindi un lavoro, uno sforzo stato fatto dall'amministrazione e anche dei cittadini. Ora dobbiamo superarla il porta a porta, e per questo abbiamo già un progetto che è entrato in graduatoria, aspettiamo che la linea di finanziamento venga rimpinguata per dotare la città di 6-7 isole ecologiche intelligenti sparse sul territorio, in modo tale che il cittadino non sia più legato al giorno di raccolta del porta a porta, ma possa in autonomia andare a conferire e ricevere uno sgravio, perché appunto l'isola ecologica intelligente sarà dotata di apposita tecnologia e con la tessera sanitaria permette di riconoscere l'utente e sgravarlo dalla TARI. Ecco, da una domanda, come dire, di natura amministrativa ad una domanda specificatamente politica. Nonostante qualcuno le rimprovera che nonostante si sia spogliato del simbolo del PD, non è riuscito a compattare del tutto la maggioranza attorno al suo nome.
Sì, allora, mi sono spogliato del simbolo del PD, ma in realtà tutti sanno che io appartengo a un'area politica e lo rivendico. La mia è una storia, diciamo, di coerente militanza fin da ragazzino. Il simbolo del PD non c'è perché, d'accordo con il Partito Democratico stesso, il PD ha fatto un passo indietro per un'alleanza più civica che ampliasse l'orizzonte appunto della stessa coalizione. Non ha compattato tutta l'ex maggioranza, ma probabilmente non era neanche quello l'intento. L'intento era compattare delle persone che vedevano nella visione nostra dei punti in comune e che erano disposti a spendersi in prima persona, e questo è stato fatto. Abbiamo quattro liste che hanno una discreta potenza di fuoco, ecco. Sì. Avevamo detto che volevamo conoscere meglio i candidati a sindaco anche sotto l'aspetto squisitamente personale, privato. Il suo sport preferito? Allora, io ho fatto sempre il basket e poi il calcio, ovviamente lo sport che seguo con più attenzione, ovviamente, perché diciamo, è una religione perché, in Italia. Perché tifa per quale squadra? Per la Juventus. E per l'AC Sant'Antonio. Certo, per l'AC Sant'Antonio e anche per la Ciriale, devo dire, sono un vecchio cuore granata. Ah, ecco. Da piccolo ero in minoranza, infatti, in classe. Non so se questo conviene dirlo. Ha un piatto preferito? Piatto preferito? A tavola? Sì. Per il giorno del mio compleanno mia madre sa che mi deve preparare la pasta col nero della seppia. Ah, ecco. Sì. A proposito di tavola, con chi degli attuali candidati avversari andrebbe ben volentieri magari a prendere una pizza? ma penso con tutti. Ecco, evito la risposta ecumenica perché sennò è troppo facile con tutti. La prenderei con Antonio Di Stefano, perché con Giuseppe Antonio Scuderi in questi anni ne abbiamo prese tante, quindi con Antonio Di Stefano di meno, che è stato all'opposizione. Anche per quindi, una forma di par condicio. Esatto, insomma. Esatto. Quindi per questo dico Antonio Di Stefano, ma in realtà dico la prenderei volentieri con tutti. E in un eventuale ballottaggio invece quale avversario vorrebbe magari non ritrovarsi di fronte? No, questo è troppo, non posso rispondere a questa. Non è che non temo nessuno, perché non mi piace, sarebbe un po' arrogante, però devo dire che finora in questa campagna elettorale ho notato molto fair play e molta lealtà, molta eleganza. Speriamo che duri, ma credo che i presupposti affinché duri ci sono, perché davvero a Sant'Antonio sappiamo tutti che chiunque vincerà e farà cercare di dare il massimo per il paese a Sant'Antonio, e chi perderà lo farà da un'altra posizione, rispettando i ruoli, facendo un'opposizione dura ma comunque leale. Grazie al candidato sindaco Quintino Rocca e buona campagna elettorale. Grazie a lei. E allora, questa, caro Sorbello, la prima chiacchierata della serata con Quintino Rocca. Tra l'altro ha introdotto anche qualche novità, ci ha detto che nei prossimi giorni aprirà il centro comunale raccolta RAE e che la sfida del futuro è quella di superare il porta a porta con delle isole ecologiche intelligenti. Sì, certamente questo è il futuro, quello delle isole ecologiche intelligenti, perché comunque abbatterebbe il costo della raccolta differenziata, e questo insomma è un auspicio che è un po' in tutti i comuni dobbiamo farci. E quello che io noto è una doppia curiosità. Sì. Il fatto che ci siano, una che è stata detta, è che il fatto che ci siano tre assessori uscenti candidati alla carica di sindaco, sì. Ma l'altra curiosità è data dal fatto, a mio avviso, che due dei candidati sono del centro-destra, uno del centro-sinistra, quindi diciamo che c'era una diversità di posizione politica già all'interno della giunta in essere, tanto è vero che poi esprime insomma posizioni diverse in termini di candidati collocati sia a destra che a sinistra. Infatti Rocca ha parlato di divisione fisiologica, sì, della quale però non è molto contento. Non è contento, però è stato onesto a
ad ammetterlo, perché le aspirazioni personali, credo che anche nel caso di Aci Sant'Antonio, ma non è il solo caso, siano emerse con tutta la loro forza. Più che il dato politico, insomma, a dividere, credo che siano le aspirazioni e i personalismi, l'aspirazione personale. Certo. E umanamente ci può stare, ci può stare assolutamente, perché dopo 10 anni di attività amministrativa si chiude un ciclo, e quindi chi ha fatto parte di quell'amministrazione comunale si sente di dover rappresentare, ecco, la città e di assumere un determinato ruolo. Quindi diciamo che ci sta, non mi sconvolge. E neanche l'opposizione è andata d'accordo, perché ritroviamo tra i candidati a sindaco Finocchiaro e Di Stefano, che hanno rappresentato la parte minoritaria, quindi l'opposizione, in consiglio comunale, ma oggi sono entrambi candidati a sindaco. Sì, sono candidati a sindaco, e io vorrei dire che una bella sfida li aspetta questi candidati sindaci, o meglio il sindaco che sarà, ed è quella della gestione non solo dei fondi del PNRR, ma ci sono tanti altri provvedimenti. Il primo fra i tutti con cui dovranno fare i conti è quello del FUA, cioè delle aree urbane, delle aree urbane funzionali, e l'area urbana funzionale di Catania, di cui fa parte nella subarea 1 anche Aci Sant'Antonio, insieme ad Aci Reale, Aci Catena, Valverde, Via Grande e Aci Castello, nell'area del FUA di Catania sono previsti più o meno 180 milioni di euro, che non sono una cifra enorme, però non sono neanche bricioline, quindi è una cifra da gestire bene, che andrà poi come dire, indirizzata su interventi che hanno a che fare con tanti aspetti della città, quindi dalla rigenerazione urbana, dal recupero dei centri storici, all'efficientamento energetico, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quindi ci sono diverse linee di intervento, e questi soldi andranno spesi previa pianificazione, quindi la parte politica insieme alla componente tecnica delle amministrazioni dovranno fare un grandissimo lavoro, e in tempi abbastanza celeri. Certo. Io non so se il comune di Aci Sant'Antonio, così come gli altri comuni, hanno provato già lo schema di convenzione, ma se non l'hanno fatto, ecco, i prossimi consigli comunali, è una delle prime cose che dovranno fare, è approvare gli schemi di convenzione e poi proporre dei progetti negli ambiti appunto previsti dal FUE. Questo è un intervento che andrà fatto proprio tra le prime cose, io credo entro dicembre bisogna essere operativi in questo senso. Perfetto, andiamo a conoscere allora il secondo candidato a sindaco estratto, vale a dire Giuseppe Finocchiaro. Parola a Chiara Greco. Giuseppe Finocchiaro, 31 anni, funzionario del direttivo amministrativo ASP Catania, si presenta con una lista civica, Cambiavento Finocchiaro Sindaco, è consigliere comunale uscente e ha uno slogan: scriviamo insieme una pagina di buon governo. Andiamo a conoscere meglio il candidato a sindaco Finocchiaro. Eccoci con il candidato a sindaco Giuseppe Finocchiaro. E, intanto, per sciogliere un po' il ghiaccio, diciamo, la domanda viene ripetuta un po' per tutti i candidati a sindaco di Aci Sant'Antonio: cosa l'ha spinta a candidarsi? Anzitutto buonasera direttore, buonasera alle telespettatrici e telespettatori che ci seguono da casa. E cosa mi ha spinto a candidarmi? Una bella domanda. Tanti amici e tante amiche mi hanno sollecitato a scendere in campo in questa tornata elettorale per cambiare appunto le sorti di Aci Sant'Antonio. E il frutto del lavoro fatto all'opposizione adesso appunto merita concretezza, anche premiando quell'impegno condotto tra i banchi della minoranza, e quindi finalizzato ad una evoluzione in amministrazione. E cambiare le sorti di Aci Sant'Antonio, ci diceva, da qui forse anche la scelta dello slogan, cambia vento. Sicuramente, lo slogan è uno slogan che vuole esortare Aci Sant'Antonio, tutta la comunità,
a dare il proprio sostegno ad un progetto che scardini un po' gli schemi della canonica appartenenza politica, della politica della lampadina, come la chiamo io in un certo senso, della classe dirigente che si forma ormai nei CAF e nei patronati. Vogliamo dare a questo paese la prospettiva di uno sviluppo territoriale sulla base di linee guida che siano orientate alla qualità dell'agire amministrativo. Ritiene valido questo sistema elettorale che consente al popolo, come dire, di scegliere il sindaco, o tutto passa sempre attraverso i patronati, i CAF di cui ci parlava, a cui accennava? Guardi, io sono molto critico rispetto al sistema elettorale proporzionale che riguarda appunto il funzionamento del procedimento elettorale degli enti locali, perché di fatto si dà la possibilità ai candidati che provengono dai blocchi sostanzialmente di potere, per blocco di potere intendo una tradizione più o meno consolidata di amministrazione uscente, che possano appunto avere un valore aggiunto rispetto alle ipotesi di aggregazione con svariate liste. È chiaro che si alimenta la frammentazione candidando chiunque e quindi non affrontando le tematiche sulla base del piglio della qualità della proposta progettuale. Siete già al lavoro per redigere il programma? E, al primo posto cosa troviamo? Guardi, è un programma che sarà di ampio respiro e soprattutto che è stato scritto con i concittadini. Abbiamo lanciato un appello circa un mese fa a cui hanno risposto diversi concittadini e diverse concittadine dando la loro prospettiva di cambiamento e formulando delle proposte programmatiche. Queste proposte saranno ricomprese nel programma amministrativo che andremo a presentare dal 3 maggio all'intera cittadinanza. Sicuramente la cittadina avverte con maggiore priorità problematiche ormai annose, il problema del decoro urbano. Ci sono diverse vie, in particolare nelle periferie e nelle frazioni, nelle quali sono riversate appunto diverse decine direi tonnellate sicuramente di rifiuti e quindi questa è una piaga sicuramente che va affrontata. Ci sono delle strade a Monterosso che addirittura sono state chiuse, via Salemi Pennisi, una porzione è stata chiusa per le svariate tonnellate di rifiuti che sono state di volta in volta appunto conferite in maniera illecita da quelli che alcuni definiscono i turisti della monnezza, della spazzatura. Ebbene, si deve affrontare questa problematica con il piglio della risolutezza. Ci sono gli strumenti giuridico-normativi, come ad esempio il DASPO urbano cosiddetto, oppure misure che prevedono la confisca dell'autoveicolo per i trasgressori, oltre che una sistematica installazione di impianti di videosorveglianza continua che possano appunto permettere un'adeguata attività di sanzionamento dei trasgressori e quindi arginare il problema. E al paio con questo è chiaro che l'urgenza sentita dalle frazioni è la riapertura di un'isola ecologica. L'isola ecologica è stata chiusa dall'amministrazione uscente, non è stato individuato un altro sito che avesse le caratteristiche tecnico-logistiche per ospitare appunto una nuova isola ecologica. È chiaro che questa è la priorità dal nostro punto di vista. Un'azione ordinaria di un'amministrazione dovrebbe orientarsi ad aprire entro i 6 mesi addirittura una isola ecologica. E poi ovviamente problematiche più di ampio respiro, il piano regolatore generale, eliminando le contraddizioni che caratterizzano alcune aree del paese, dobbiamo coniugare infatti l'esigenza di dare delle risposte ai cittadini che
vogliono effettivamente concretizzare anni e anni di sacrifici, anche possibilmente costruendo una piccola residenza ai propri figli. E quindi nei termini di legge dovremmo affrontare tutte quelle situazioni che rappresentano delle iniquità, perché ci sono delle zone che sono caratterizzate da vincoli di inedificabilità assoluta. Ecco, con il piglio della risolutezza, in linea entro i termini di legge, andremo a capire che tipo di possibilità di sblocco ci sia, nel rispetto ovviamente della compatibilità ambientale. Questo ritengo sia prioritario. Abbiamo provato a ricercare in ognuno di voi, candidati a sindaco, il cosiddetto tallone d'Achille. Qualcuno le rimprovera sotto il profilo amministrativo, una opposizione come dire, a tratti più sul modo di fare degli amministratori che sui temi. Guardi, io rispedisco al mittente questa accusa. La mia è stata un'opposizione sicuramente ferrea, rigorosa, e devo dire che si caratterizza forse per questo, nel senso che quando mi viene conferito un mandato agli elettori cerco di onorarlo fino in fondo. È chiaro che c'è anche un aspetto che riguarda un po' il fervore giovanile. Io sono stato eletto a 26 anni e anche prima dell'elezione ho sempre trattato con il piglio della serietà e della completezza tutte le tematiche che mi stanno a cuore, prima da cittadino e poi da consigliere comunale. È chiaro che la crescita interiore, la crescita amministrativa si misura anche alla fine di questo quinquennio amministrativo, e la gente potrà anche valutare appunto ciò che di buono è stato fatto durante il mandato da consigliere comunale e se il nostro progetto meriti di essere promosso in amministrazione. Sotto l'aspetto politico invece, 5 anni fa lei, cogliendo anche il momento, come dire, di grande visibilità, di grande fortuna se vogliamo, del Movimento 5 Stelle, si è convintamente schierato con i 5 Stelle, è stato eletto come consigliere dei 5 Stelle ad Aci Sant'Antonio. Oggi ha preso le distanze da questo partito? Assolutamente no, la mia esperienza continua nel Movimento 5 Stelle, stiamo anzi prospettando la costruzione su base regionale di un movimento giovanile che possa avere quindi una strutturazione abbastanza definita anche a livello nazionale. È chiaro che magari qualcuno ha voluto strumentalizzare sulla base del profilo a caratterizzazione civica di questo progetto politico. Va detta una cosa, molti di coloro i quali stimano la mia persona stimano la condotta amministrativa e la qualità delle idee che stiamo appunto mettendo in campo per il futuro di Aci Sant'Antonio, provengono da esperienze politiche e tradizioni anche molto eterogenee tra loro. Ebbene, molti dei candidati che hanno sposato il progetto Cambiavento rispondono a questo identikit, per così dire, e mi hanno chiesto di caratterizzare il progetto appunto in maniera preponderantemente civica. E così abbiamo fatto, perché la sfida che vogliamo cogliere è quella appunto di rappresentare ogni singolo cittadino, così come abbiamo fatto in questi 5 anni, a partire sicuramente dal nucleo storico del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che esprimerà anche all'interno della lista, che mi piace chiamare appunto collettivo civico, alcune candidature di attivisti storici. Perfetto. Conosciamo meglio anche l'aspetto personale del candidato Finocchiaro. Ha uno sport preferito? Assolutamente, io sono osservatore arbitrale, sono stato arbitro di calcio nella locale sezione di Acireale, dell'Associazione Italiana Arbitri. Adesso appunto sono chiamato a questo ruolo a metà tra osservatore ed educatore, e cerchiamo appunto di dare il messaggio della qualità in campo e di formare giovani arbitri prima di tutto nella vita di tutti i giorni e
poi anche in campo. E questo lo faccio con il più grande spirito di passione e appartenenza sportiva. Lo faccio ormai da qualche anno e credo che sulla base di questo assunto e di questa premessa il mio sport preferito non possa che essere appunto il calcio. E il suo piatto preferito invece a tavola? Guardi, andiamo dai primi piatti, è chiaro che la pasta con zucchine fritte e ricotta salata è un must, soprattutto nella stagione estiva per quanto mi riguarda, mentre come secondo direi la carne a sufatino, possibilmente carne di cinghiale. La pizza le piace? Assolutamente. E con chi andrebbe a prenderla dei suoi candidati, dei suoi candidati avversari? Ma guardi, io ho voluto dare una caratterizzazione di dialogo e di apertura con tutti i colleghi candidati sindaco che rispetto sia personalmente che politicamente. Per questo andrei a mangiare la pizza con ciascuno di essi, confrontandoci magari rispetto alle prospettive di futuro impegno all'interno dell'amministrazione cittadina, che vedrà per ovvie ragioni qualcuno restare fuori, ma in maniera sportiva, ciascuno dei quali rimarrà fuori sarà comunque chiamato dal mio punto di vista a dare un contributo di idee. Il tempo è tiranno, abbiamo pochi secondi, ma vorrei chiederle in un'ultima battuta, in un eventuale ballottaggio quale avversario non preferirebbe trovare di fronte? Guardi, io ho molto rispetto per la scelta degli elettori e per questo non ritengo che ci sia un avversario che appunto non possa essere destinatario della mia stima o della mia preferenza. Sicuramente la città sceglierà maturamente e quindi le scelte del cittadino si rispettano a prescindere dal vantaggio, dalla comodità dal punto di vista elettorale. Quindi faremo i conti con grande maturità con il risultato che le urne decreteranno, faremo i migliori auguri al sindaco che verrà eletto e daremo appunto la nostra disponibilità rispetto al contributo di idee e programmatico che siamo chiamati a dare. Grazie al candidato sindaco Giuseppe Finocchiaro, buona campagna elettorale. Grazie a voi, buona serata. E dunque Finocchiaro ha spiegato che non ha preso le distanze dal Movimento 5 Stelle nonostante non sia presente il simbolo alle sue spalle. Eh sì, è un altro caso, il secondo, perché anche Rocca insomma, viene dall'area PD, però non avrà il simbolo del PD, quindi abbiamo già due candidati che pur facendo parte di una struttura politica, di un movimento politico, però si candidano senza i relativi simboli. Lascia riflettere, ecco, lascia riflettere. In questa conversazione quello che emerge innanzitutto, e mi fa molto piacere dirlo, è l'eleganza e il fair play di fondo che c'è. Io spero che appunto duri fino alla fine, ed eventualmente anche dopo insomma, le elezioni al ballottaggio, perché è importante ecco, questo clima sereno che è difficile insomma, trovare nelle competizioni elettorali, specie quando i candidati sindaci sono così tanti, perché 5 candidati sindaci in un comune di 18.000 abitanti significa un candidato ogni 3.600 abitanti circa, è come se alla Cirala ci fossero più o meno 13-14 candidati in rapporto alla popolazione, certo. E quindi parliamo insomma di un nutrito numero di candidati, oltre che di frammentazione per quanto riguarda anche nel caso di Aci Sant'Antonio di candidati al Consiglio Comunale, che sono d'accordo con Finocchiaro che probabilmente è anche il frutto del fenomeno CAF. Del sì. Fenomeno CAF. Ecco, i CAF purtroppo fanno proliferare le candidature. Ed è stato particolarmente critico rispetto anche al sistema proporzionale, perché diceva si favorisce la candidatura di chiunque a scapito della qualità.
Sì, il sistema elettorale, insomma, è questo. Dico, c'è uno sbarramento, perché c'è uno sbarramento del 5%, per cui, insomma, il sistema proporzionale c'è, però poi bisogna avere i numeri e superare lo sbarramento. Quindi questo, diciamo che è un limite alle candidature troppo, troppo deboli e alla frammentazione di... polverizzazione di candidature. Sul piano regolatore generale, che credo sia uno degli impegni prossimi più importanti dell'amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio, ma credo anche in tutti i comuni più o meno devono essere rinnovati i piani regolatori generale, la compatibilità ambientale è una questione fondamentale da cui non si può prescindere, anche perché sono comuni che sono cresciuti in modo molto forte negli anni 80. Pensate che Aci Sant'Antonio nell'81 aveva circa 6.300 abitanti, nel 91 aveva circa 13.000 abitanti, quindi in un decennio ha raddoppiato pari pari il numero di residenti, quindi con una crescita urbanistica notevole, e i servizi non sono stati spesso, insomma, non hanno accompagnato all'altezza, questa crescita urbanistica e demografica del territorio. Quindi probabilmente più che proiettarsi a creare nuove residenze, ecco, un piano regolatore a mio avviso dovrebbe puntare alla rigenerazione urbana, al recupero dell'esistente, perché appunto esso non vada abbandonato. Sono operazioni complicate, però credo che questa debba essere l'aspirazione. Perfetto, adesso prima di andare a conoscere il terzo candidato a sindaco, Giuseppe Santamaria, in base al sorteggio, ci chiamano la pubblicità, pochi minuti e torniamo. Caffè Europa a Cireale, pasticceria, caffetteria, gelateria, gastronomia a pranzo. Hai sempre un motivo in più per fare una pausa al Caffè Europa. Quale? È tutto buonissimo! Caffè Europa a Cireale, in Piazza Europa 20. Prova la bontà dei nostri prodotti, tutti artigianali, lavorati da noi con i migliori ingredienti. Caffè Europa, una dolce pausa. Bella fresca, l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca. Produttori di verdure, non industriali di insalate. Il 65% di sconto immediato in fattura se acquisti una caldaia o un climatizzatore Ariston. Scopri da Bruno Service Clima in via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale come risparmiare fino al 65% grazie agli incentivi fiscali e ad Ariston. Ti installiamo una nuova caldaia o un climatizzatore di ultimissima generazione a pompa di calore. Risparmiosissimo. Ti offriamo la protezione Smart 10 per avere un'assistenza garantita anche da eventuali danni da agenti atmosferici, con l'ulteriore vantaggio che il centro assistenza siamo noi. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Al Fico d'India, trattoria pizzeria nel centro storico di Acireale, a due passi dal Duomo in piazza San Domenico 1. Al Fico d'India, i piatti della tradizione siciliana o la pizza cotta a legna sono le nostre specialità. Vieni a scoprire i sapori veri, i caserecci all'isolana, le carrellate di antipasti mare e monti, le grigliate di pesce o di carne, le pizze nei gusti che vuoi. Tutti i venerdì, stocco. Al Fico d'India, trattoria pizzeria, cucina casereccia, piatti speciali su richiesta e servizio catering. La domenica aperti anche a pranzo. Buon appetito!
Immaginate un lussureggiante parco con prati verdi, ombreggiati da palme esotiche e agrumi ai piedi dell'Etna, con una panoramica che unisce all'orizzonte mare e cielo alla splendida vista sulla vicina costa. Hotel Orizzonte Acireale. Vi aspettiamo in questo angolo di paradiso per un piacevole e rilassante soggiorno o per festeggiare nelle nostre sale qualsiasi ricorrenza. Hotel Orizzonte, ristorante, bar, sale meeting, via Cristoforo Colombo 2, Acireale. Per info, telefono 095 88 60 06 www.hotelorizzonte.it. Ubuntu si è la prenotazione. La domenica aperti anche a pranzo. Eccoci tornati in diretta e allora in primo piano le elezioni ad Aci Sant'Antonio. Stiamo conoscendo meglio con delle chiacchierate approfondite i cinque candidati a sindaco. Abbiamo sentito già Quintino Rocca e Giuseppe Finocchiaro. Adesso è la volta di Giuseppe Santamaria. Parola a Chiara che ci aiuta a conoscere le schede e la, diciamo, che accompagneranno il candidato sindaco. Giuseppe Santamaria, 47 anni, sposato, due figli, libero professionista, scende in campo con 5 liste, Democrazia Cristiana, Forza Italia, i centristi. Avanti con Santamaria, uniti per Aci Sant'Antonio. Lo slogan è sempre tra la gente ed è vice sindaco uscente. E allora, conosciamo meglio Giuseppe Santamaria. Siamo con Giuseppe Santamaria, candidato a sindaco di Aci Sant'Antonio. Abbiamo appena sentito la scheda conoscitiva del candidato e subito gli chiediamo cosa lo spinge a candidarsi a sindaco. Sì, è naturale la mia candidatura dopo 5 anni di vice sindacatura. Molti mi hanno chiesto, molte persone mi hanno chiesto anche di candidarmi come sindaco per le proposte per la propria città. Quindi una candidatura che nasce naturale, ma allo stesso tempo anche spinta da molti professionisti, associazioni e molti cittadini che mi hanno chiesto di scendere in campo con questa mia candidatura. Sempre tra la gente e lo slogan scelto per questa campagna elettorale. Sì, nasce questo slogan perché è il mio, è la mia, diciamo, è la mia caratteristica personale, che chi mi incontra per le strade, nelle vie cittadine, in piazza, sono sempre disponibile con molta umiltà ad ascoltare tutte le istanze dei cittadini che hanno di bisogno oppure qualcosa che mi fanno notare durante gli sbagli che noi facciamo come la macchina amministrativa. Chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia, no? Certo. Quindi magari mi evidenzia qualche problema e quindi sono molto disponibile e molto umile, perché l'umiltà è la prima alla base di una sia di qualsiasi cosa che si fa nel proprio territorio o anche nelle proprie attività. Certo. E ascoltare le persone che è importante, perché ti fanno notare dove alcune volte noi amministratori, comunque sia, sbagliamo qualche, e quindi sbagliamo e magari raddrizziamo il tiro, e quindi portare, diciamo così, le istanze dei cittadini a Palazzo di Città e viceversa. Avvicinandosi la scadenza elettorale, avrebbe mai pensato di ritrovare in lizza altre due colleghi della giunta? Siete in tre, tutti e tre candidati a sindaco. Vabbè, mai dire mai a nessuno. Io abbiamo lavorato insieme con molta serietà con questa amministrazione, abbiamo portato dei progetti avanti, guarciamo progetti che sono in itine.
che ci sia una convergenza che ben venga, anche perché non ho nessuna preclusione per nessuno, anzi mi farebbe piacere se loro, qualcuno di loro facesse parte della mia squadra politica, e quindi sarebbe una cosa bella per, diciamo così, per la città, e quindi portare avanti sia i progetti in itinere, ma anche allo stesso tempo fare una nuova progettazione per il futuro di Cesantoni. Quindi questo significa che già sta guardando avanti a un possibile magari apparentamento al ballottaggio che verrà? Perché no, non diciamo nulla ancora, non si può dire, non si può aspettare nessuno, però se, per carità, se ci sarebbe le condizioni, perché no, qualcuno facesse parte della nostra squadra, perché, con piacere. C'è una, come dire, parliamo di programmi, avete già preparato un programma? No, siamo in cantiere, perché giustamente la nostra collezione è molto ampia, ci sono anche altre forze che sostengono la mia candidatura, quindi questi giorni abbiamo delle riunioni per stilare questo programma. Sì. Quindi un programma, diciamo, come diceva Don Luigi Stuzzo, dire poco per fare tanto. Sì. Quindi, però sicuramente tra le priorità cosa troviamo? Ma in priorità la prima cosa importante è l'argomento del cimitero comunale, cosa vuol dire delle priorità, quindi questa è una che si deve fare subito e immediatamente, perché ci sono difficoltà. Sì. Poi ci sono anche altre cose, incentivare il turismo, il commercio, il piano regolatore, quindi tante cose, tante tasselle che stiamo lavorando per migliorare l'aspetto qualitativo della nostra città. Ecco, diceva prima di questo possibile apparentamento, no? Ritrovare anche come dire compagni di giunta, possibilmente un domani in amministrazione. Io ho detto ancora nulla, giusto? Non sappiamo quello che succederà il 3 maggio, no? Sì. Dopo che finisce. Cioè, questo non lo sa nessuno, non lo sanno i miei colleghi, non lo so nemmeno io. Giusto? Se andiamo da soli, queste ancora sono cose ancora da discutere. E quindi magari, non esclude sorprese alla chiusura della presentazione delle liste. In politica tutto può succedere, tutto può accadere, speriamo bene. Io mi auguro che qualcuno possa riflettere e magari trovarsi di nuovo con Baggi. Poi se non ci saranno le condizioni, ognuno si fa la propria corsa, poi dopo si vedrà, dopo alla prossima turnover si sa, vediamo quello che succede in ballottaggio, no? Ecco. Chi si vuole apparentare, quella è una campagna, diciamo, nuova, che non sappiamo quello che succede. Ma perché il ballottaggio comunque dovrebbe esserci? Non lo sappiamo. Sono gli elettori quelli che vanno a votare, quindi non lo sappiamo quello che succede. Ognuno spera di vincere al primo turno, ecco, senza ballottaggio. Però noi abbiamo cercato anche di trovare in ognuno di voi, candidati a sindaco, una sorta di tallone d'Achille. Ne ho parlato anche con i suoi colleghi candidati a sindaco, e qualcuno le rimprovera che non è riuscito a compattare il centrodestra, diventando, come dire, esponente della sua area più democristiana, quindi rappresentata da Totò Cuffaro. Ma mi può rimproverare? Un rimprovero non ci può essere, perché qualche occasione c'è stata, qualche confronto c'è stato tra di noi. Sì. Però sicuro ognuno di noi ambisce al fare il sindaco, quindi è un passo indietro chi non ci è stato, quella persona che non l'ha voluto fare, quindi sì, non è stata la mia volontà. Anzi, io dicevo, volevo combattere questo centrodestra, però lei sa che poi ci sono le ambizioni, gli obiettivi che ognuno si propone e quindi automaticamente non può togliere alla persona stessa di candidarsi, quindi di proposta alla città. Quindi io ci ho provato diverse volte, però ognuno di noi succede questo perché per una questione di programmi diversi o per magari eccessivo personalismo? No, personalismo no, ognuno di noi ha una veduta forse diversa di come amministrare, oppure questo non glielo so dire, perché nel programma non ho visto il programma dei miei colleghi candidati, sì, questo non glielo so dire, però ognuno si vuole proporre, ha un'idea forse diversa dall'altra, oppure come dicevo poco fa, quella ambizione di scendere, di essere il primo candidato, il primo cittadino a carica della nostra città.
Quindi al primo posto nel suo programma cosa mettiamo? Il cimitero comunale. Cimitero comunale. Sì, prima posto sì, importante, l'argomento del cimitero comunale è importante, uno dei primi posti. Ecco. Perché oggi abbiamo, e poi ci sono anche altre novità che vogliamo mettere all'interno, anche un cimitero canino, sì, che purtroppo non, nel nostro territorio non c'è. E quindi è importante perché ci sono persone che hanno un gatto, un cane a casa che sono per loro come figli, e quindi per noi questo è importante, che avere questa riconoscenza per queste persone che rappresentano il loro gatto come un familiare, quindi, e quindi hanno, diciamo, quell'appartenenza al, sì. Quindi ci cerchiamo di identificare un'area sia di scampamento sia allo stesso tempo anche di cimitriale per questi animali a quattro zampe. Come giudica questa esperienza amministrativa? Perché anche qui abbiamo trovato un tallone d'Achille, allora, che adesso magari le dirò. No, allora, l'esperienza è stata positiva, sì, però nello stesso tempo positiva che abbiamo riscontrato in questo periodo di questi 5 anni abbiamo vissuto, diciamo così, la nostra comunità il problema del terremoto del 26 dicembre 2018, quindi che ci ha di Santo Stefano, che ci ha devastato un territorio, certo. quindi abbiamo fronteggiato questo, poi la pandemia, la sabbia vulcanica, quindi lei ben capisce che in questo periodo noi abbiamo lavorato sia per la città ma anche per fronteggiare queste emergenze, sì. La pandemia che è stata a livello mondiale, lei capisce che in quel periodo abbiamo, diciamo, rallentato anche la macchina amministrativa, però pur avendo rallentato la macchina amministrativa siamo stati capaci, tutta l'amministrazione, a portare avanti quei progetti che erano, diciamo, in cantiere, e quindi abbiamo portato, oggi giustamente ci sono molti gare appaltate che sicuramente, sì, con il prossimo singolo, comunque questo sarà, io penso che non porteranno un valore aggiunto alla nostra città, un lavoro che è stato fatto egregiamente per la nostra comunità. Ecco, da assessore all'urbanistica qualcuno le rimprovera l'eccessivo immobilismo del piano regolatore. Allora, cosa diciamo? Subito, io rispondo molto velocemente. Noi abbiamo avuto le emergenze, queste, come dicevo, del terremoto, e quindi dobbiamo fronteggiare il terremoto. Quindi sì, abbiamo subito, diciamo così, istituito dei progettisti anche per lavorare per il terremoto. Una task force per il terremoto. Anche se poi subito ci siamo improntati. Nello stesso tempo chi era a capo dell'urbanistica va in pensione, abbiamo dovuto sostituire il capo dell'urbanistica, quindi non conosceva bene, diciamo così, il territorio, quindi anche una mancanza oggettiva di tecnici. Sì. Nello stesso tempo abbiamo avuto la pandemia, lei, sì, si immagina, tutto è capitato nello stesso tempo, sì, quindi magari che c'era la possibilità, diciamo così, però non è un rimprovero che noi abbiamo, ci abbiamo dato per emergenza, sì, che è la cosa più importante, no? Perché, senti, è vero che il piano regolatore è un, diciamo così, un volano per la nostra città, però allo stesso tempo se ci sono delle priorità, uno va prima nelle priorità, certo, prima la salute, prima gli esseri umani, che molte persone che erano fuori dalle proprie abitazioni per questo problema che è successo per il terremoto, quindi automaticamente noi abbiamo come amministrazione abbiamo dato priorità a queste persone alle che erano spollate, diciamo, alla schiena spollate dalla propria abitazione. Le emergenze erano quelle. Le emergenze erano quelle. Quindi però in cantiere c'è, il lavoro c'è, quindi con la prossima amministrazione già subito può adoperarsi a portare avanti il piano regolatore, che già è quasi. E nella vita privata invece che hobby le piace coltivare? Mi piace viaggiare. Sì. Arricchirmi anche culturalmente, perché è importante, viaggiando con una meta preferita per le vacanze? Meta no, mi piace girare le città che hanno una storia, una cultura, sì, è importante, e quindi, le città d'arte è più importante, sì, questo sì. Sì. Sì, quindi poi allo stesso tempo anche rilassarmi, no? Guardare con la famiglia, perché io sono, sì, sono per la famiglia. Sì. Quindi famiglia... nessun hobby in particolare, se non questo di viaggiare. Viaggiare, sì, un hobby, sì, viaggiare sì. E lo sport, uno sport preferito? Il calcio.
Il calcio. Calcio. Lo pratica? No, non lo posso praticare. Non lo posso praticare, però, però mi piace tantissimo, lo guardo. Quindi. E qual è la squadra del cuore? La C. Sant'Antonio, quello che è importante, non la C. Sant'Antonio, sì. Poi il Catania Calcio. E il Catania. Il Catania. In Serie A non troviamo squadre. No, io Juventus, sono Juventus. Io sono Juventus. Sono tempi duri. Tempi per duri, il tempi duri. Però. E ci sono stati momenti belli, no? Nelle vite ci sono gli alti e bassi, no? Certo. Come in tutte le. E invece, vista anche la mole, il suo piatto preferito? Il mio piatto preferito, io mi piacciono i piatti semplici. Sì. Non ho un piatto, diciamo così, più basta che non siano elaborati, qualsiasi cosa, l'importante è che c'è la semplicità del sì. piatto. Mm. Non. Una pizza andrebbe a prenderla con tutti i suoi avversari? Sì, sì. Perché da? Non siamo avversari. Belli e brutti. No, è importante, non si fanno in politica, non si fanno belli e brutti. Sì. Però il mio modo di fare, il mio modo operandi. Sì. Io non, anche se il mio peggior nemico è politico, io piatto, perché no? Sì. Io uno si confronta, no? Certo, certo. E in un eventuale ballottaggio invece? Un'altra volta. Quale avversario non vorrebbe ritrovarsi di fronte? No, non ho avversari. Non mi credo, avversari non ci sono, sono amici, non sono sì. avversari. Per me non li reputo avversari. L'uno vale l'altro, insomma. Sì, 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 non ho fatto una distinzione. Perfetto, mi pare che ci siamo. Le auguro una buona campagna elettorale. Grazie, gentilissimo, soprattutto negli aspetti degli spettatori. E a risentirci la prossima volta. Così Giuseppe Santamaria, Sorbello, c'è stato un passaggio quando si parlava di questa mancanza di unità nel centrodestra in cui Santamaria ci ha detto volevo compattare il centrodestra, ma non, alla fine non è stato possibile. E non è il solo caso, perché viene ripercorsa l'esperienza di Acidiale dove il centrodestra non si riesce a compattare e quindi vanno divisi con tre candidati, mi pare, dal centro, sì. due dal centrodestra e uno del centro-sinistra, quindi afferma e conferma quello che è stato detto in precedenza, ovvero che sono state più le ambizioni personali a determinare questa divisione che non una diversità di programmi. I programmi non li conoscono, anzi non li hanno neanche completati nella, e quindi insomma non è un problema di programmi, ma probabilmente di ambizioni personali che ci possono stare. Certo, i candidati sono troppi, questo è innegabile dirlo. Mi ha incuriosito in questo senso è quello che diceva, cioè non sappiamo quello che succederà entro il 3 maggio. Sì. È quasi a lasciare trasparire il fatto che ci possono essere, come dire, degli accordi, dei ripensamenti, degli accordi dell'ultima ora e poi magari qualche candidatura viene meno. Ecco, siamo curiosi a questo punto di vedere quello che succederà appunto il 3 maggio. Attendiamo con curiosità questa data e dobbiamo dare atto poi del fatto che anche l'amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio è stata frenata in questi 5 anni dalle emergenze che ci sono state. Questo è un dato di fatto, ecco, non lo possiamo certo. negare, un fatto obiettivo tra emergenza pandemia, la pandemia che ha bloccato, poi il terremoto, sabbia dell'Etna, insomma ci sono state delle emergenze che hanno quantomeno rallentato l'attività amministrativa delle nostre amministrazioni. Questo sicuramente, è vero. Questo sicuramente. È sicuro. Bene, a questo punto allora entriamo nel vivo del quarto candidato a sindaco e quindi conosciamo Antonio Scuderi, anche lui assessore uscente dell'attuale giunta Caruso. Chiara? Antonio Scuderi, 36 anni, sposato con due figli, insegnante, scende in campo con due liste, Aci Sant'Antonio nel cuore e Insieme per Santa Maria la Stella. 15 anni di attività politica tra consigliere comunale, presidente del consiglio comunale e appunto assessore uscente. Lo slogan è una scelta di cuore. Parola ad Antonio Scuderi. Eccoci con il candidato a sindaco di Aci Sant'Antonio, Antonio Scuderi. Domanda d'obbligo, cosa l'ha spinta a candidarsi?
mi ha spinto, è una scelta di cuore, chiaramente a 15 anni che svolgo l'attività di amministratore nel mio comune e quindi è arrivato il momento ora di scommettermi in prima persona, di scendere in prima persona e rappresentare i cittadini nel miglior modo possibile. Ecco, ha detto una scelta di cuore, non è casuale questa espressione perché è un po' il suo slogan. Sì, l'ho utilizzato come slogan proprio perché è una scelta di cuore che ho fatto per la mia città, per la mia comunità e metto a disposizione quella che è la mia esperienza, la mia competenza e la mia passione proprio per la mia città. Ecco, come giudica questa presenza massiccia di assessori uscenti, ben 3 candidati alla poltrona di primo cittadino? Ma dico che ogni persona libera, diciamo, è giusto che si proponga con le proprie idee, con il proprio programma e con la propria squadra, quindi non ho nulla da dire, ecco. È giusto che ognuno faccia il suo percorso, certo mi dispiace perché magari non c'è stato qualcuno che è riuscito a metterci tutti quanti insieme, però la democrazia è bella per questo. Ecco, chi doveva essere questo qualcuno da mettervi tutti insieme? Cioè, essere una persona che secondo me, non so chi, ecco, la figura nello specifico, ma secondo me potevamo cercare, ci poteva far ragionare, comunque farci sedere in un tavolo e farci ragionare per far uscire una candidatura unica. Per garantire anche un proseguimento, dice, dell'attività amministrativa uscente? A prescindere ci sarà questa continuità amministrativa perché, ma penso da parte di tutti i candidati, non solamente da chi esce dall'amministrazione, ma da tutti i 5 candidati a sindaco, perché comunque quello che si è fatto è un buon lavoro ed è giusto che si porta avanti per il bene della comunità e dei cittadini. Per quanto riguarda i programmi, sarete nella fase di stesura dei programmi elettorali. Al primo posto cosa troviamo? Allora, devo dire una cosa, noi abbiamo lanciato sui social un programma condiviso perché per noi il cittadino è in prima persona e protagonista di questa avventura sia mia e della mia squadra e quindi abbiamo visto che tanta gente ha partecipato a questo questionario che abbiamo messo a disposizione dei cittadini e devo dire che quella cosa che è uscita fuori chiedono sia un supporto maggiore da parte della polizia locale, sia la pulizia delle strade e sia anche una maggiore, diciamo, partecipazione della comunità nelle attività che si svolgono, diciamo, durante l'anno. Ecco, questa attività di indagine è già conclusa o sta continuando? No, sta ancora continuando, già una bella parte ha partecipato e abbiamo rilanciato di nuovo, abbiamo ringraziato anche sui social, è uscita il ringraziamento perché abbiamo fatto già un primo bilancio delle richieste che sono arrivate e devo dire che la gente ha molto apprezzato questa nostra, diciamo, iniziativa, questo programma condiviso proprio perché sono i cittadini a comunicarci le proprie idee, le proprie esigenze, quello che vivono nel territorio. Ecco, tra le esigenze quindi un maggiore controllo della polizia e un maggiore controllo della pulizia. Esatto, entrambe le cose, sì, sia maggiore diciamo, controllo di vigilanza da parte della polizia locale e sia anche della pulizia delle strade, dello scerbamento, che purtroppo, diciamo, San Antonio ha tanti chilometri di strada. Cos'altro troviamo in questo suo programma, oltre a queste esigenze avvertite e registrate da parte della cittadinanza? Ma chiaramente nel programma, ho visto l'esperienza che ho fatto in questi anni, è necessario il nuovo piano regolatore generale, perché grazie a questo strumento ci permette chiaramente di programmare, di ridisegnare quella che è la nostra città, sia in ambito di servizi, sia in ambito anche di vivibilità del territorio, no? E quindi avendo un piano regolatore generale possiamo, semplicemente una cosa che in questo momento è carente, sono l'ampliamento del cimitero, dei loculi, quindi una volta che avremo lo strumento che è quello del piano regolatore che ci permette di espropriare alcuni terreni limitrofi al cimitero per proprio ampliarlo, possiamo, diciamo, migliorare i servizi, ma così come gli possono essere i parcheggi sia nelle frazioni che sia nel centro, sia delle piazze dove le famiglie si possono ritrovare e dove siano attrezzate anche, no? Perché oggi noi famiglie, noi persone cerchiamo la vivibilità nel proprio territorio, no? E quindi sì, diciamo che
il piano regolatore è uno dei punti fondamentali che dovremmo sicuramente affrontare chi andrà chiaramente ad amministrare la città. E, come tallone d'Achille, diciamo, noi abbiamo fatto una ricerca così di quello che potrebbe essere il tallone di Achille di ogni candidato a sindaco di ACI Sant'Antonio. Per quanto la riguarda, sotto l'aspetto politico, la sua candidatura tra tutte sembra, dice qualcuno, quella meno nata dal basso, nel senso che è nata da una segreteria politica, quella di Luca Sammartino. Cosa rispondiamo? Assolutamente no. Io mi faccio forte della mia esperienza politica quindicennale, perché sono entrato a fare il consigliere comunale del Sant'Antonio a 21 anni e ho proseguito una mia attività politica che pian piano è stata anche diciamo riscontrata con i consensi che ho avuto da parte dei cittadini. Quindi nell'ultima elezione sono stato il consigliere più votato, no? In assoluto, e quindi la mia candidatura non nasce da una segreteria come qualcuno vuole far passare questo messaggio, ma sicuramente io non ho nessuna tessera di partito, ho delle liste civiche, non faccio riferimento a nessun partito, sono vicino all'onorevole Luca Sammartino per rapporto di amicizia, anche politico, perché ho scelto la persona. In questo caso il mio progetto nasce proprio dal basso, partono dai cittadini, mi hanno richiesto soprattutto la gente, perché io sono nato per la gente e con la gente. Quindi in questi 15 anni di mia attività politica l'ho svolta sempre al servizio della cittadinanza e con un spirito di amore e servizio, senza avere nulla a pretendere dalla politica. Ecco, sotto l'aspetto invece squisitamente amministrativo, lei ha ricoperto tante cariche importanti, lavori pubblici, turismo. Sì, ho tante deleghe, diciamo, che il sindaco mi ha affidato, che sono sì, lavori pubblici, spettacolo, servizi sociali, SUAP, turismo, e in tal senso abbiamo cercato di lavorare in maniera silenziosa, costruendo quello che il comune si ritrovava ad avere, e pian piano penso che i risultati stiano arrivando. Forse è mancata una effettiva promozione turistica del territorio? È mancata una ragione anche economica, voglio dire. Sì, allora chiaramente è tutto da migliorare, tutto da creare, tutto da sempre migliorare e cercare di avere sempre una maggiore, diciamo, possibilità di crescita del territorio. Chiaramente a Sant'Antonio c'ha tanto da offrire, tanto da portare avanti, chiaramente si deve ancora migliorare. Abbiamo fatto quello che era possibile fare e cerchiamo sicuramente di migliorarlo e portarlo avanti. Conosciamo anche l'aspetto personale del candidato sindaco, ha una meta preferita quando va in vacanza con la sua famiglia? Devo dire che sempre scelgo la Sicilia, perché la Sicilia, sono innamorato della Sicilia, ho avuto la possibilità di lavorare anche fuori, in alta, diciamo in Italia, al nord, ma chiaramente quando esco con la mia famiglia vado sempre nelle mete siciliane, perché è ricca di storia, di cultura e si vive e si mangia soprattutto bene. Il suo hobby preferito, il suo sport preferito? Con lo sport sono un po' così, diciamo che non vado tanto d'accordo, però è bello praticarlo e vado in bici quando posso, quando non ho tanti impegni, ma il mio hobby invece è la musica, che del mio hobby poi ne ho fatto anche il mio lavoro. Un'attività, una professione? Una professione, esatto. Insegnante di musica? Sì, insegnante di musica. Ecco, quindi non ha una squadra del cuore, visto che non... Ma la mia squadra del cuore, diciamo che è collegata alla mia città, la di Sant'Antonio, no? Sì. Però chiaramente tifo per quelli che sono i nostri valori, per la Sicilia, per il Catania, sì, ma soprattutto anche per la città di Sant'Antonio, che è la nostra, diciamo, la nostra squadra del cuore. Mi sembra anche giusto. Il suo piatto preferito invece qual è? È la norma, guarda casa, è la norma. Per restare in tema. Per restare in tema, sì, sì, sì. Sì, sì. Ecco, e in una, diciamo, con chi degli attuali colleghi candidati a sindaco andrebbe ben volentieri magari in un ristorante a consumare, a ordinare una norma, ecco. Ma devo dire, o a prendere una pizza? A essere sincero con tutti, ecco, non ho nessuna riserva con nessuno, sono tutte e quattro
persone per bene che hanno, godono della mia stima e del mio rispetto, e quindi andrei con tutte e quattro volentieri a prendere una norma o una pizza. Ecco, vi siete sentiti in questi giorni di campagna elettorale? Con... Sì, ci siamo visti, ci siamo parlati, abbiamo discusso, si fanno delle battute di scherzo, ci si confronta alcune volte, ancora con altri due siamo in giunta insieme. Anche perché dico, continuano le riunioni di giunta, no? Certo, continuano in maniera regolare. Finiamo un progetto che abbiamo iniziato, che io personalmente ho iniziato 10 anni fa. Sì, ecco, quindi diciamo è un progetto che comunque ha portato bene, perché diciamo i rapporti sono stati sempre improntati alla massima cordialità. Sono stati e rimangono tuttora, sì. Certo. In piena cordialità e soprattutto nel rispetto delle persone e delle proprie idee. Ecco, e in un eventuale ballottaggio, perché il ballottaggio ci potrebbe anche essere, no? Sì. Almeno stando agli schieramenti in campo. Pare che si dovrebbe arrivare al ballottaggio. Si potrebbe arrivare facilmente poi... al ballottaggio. Ecco, in un eventuale ballottaggio, quale avversario non vorrebbe ritrovarsi di fronte? Diciamo, a questa domanda non ci ho pensato, ecco, ma non c'è una persona che non vorrei o vorrei. Penso che siamo 5 persone che sono del territorio e che comunque cercano di portare avanti diciamo l'AC Sant'Antonio nel bene, quindi diciamo che non ho una persona da non mettere o da mettere o da avere paura o non avere paura. Ci confronteremo poi soprattutto sui temi, ancora non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci tutte e 5 insieme, ma quello che conta è entrare poi sulle tematiche che AC Sant'Antonio ha bisogno che vengano risolte. Quindi non c'è un candidato, ma io guardo più che altro alla progettualità e al programma che poi viene messo in campo. Avremo modo sicuramente di creare questo confronto nelle battute finali di questa kermesse elettorale. Per intanto grazie e buona campagna elettorale. Grazie a lei, gentilissimo. Così Antonio Scuderi, assessore uscente, dicevamo, della Giunta Caruso, 36 anni, assessore uscente anche, lo ricordiamo, Quintino Rocca, 34 anni, assessore uscente e Giuseppe Santamaria, 47 anni. Ecco, dicevo, c'è grande armonia fra questi assessori uscenti, nonostante si ritrovino su fronti diverse da avversari adesso in campagna elettorale. E, dicevo fra me e me che comunque il sindaco Caruso ha un grande merito, quello comunque nel bene e nel male di avere, come dire, creato una nuova classe dirigente. Sì. Assolutamente sì, tutti sono sotto i 50 anni, quindi diciamo che sono alcuni abbastanza giovani, molto giovani, e questo è un fatto molto positivo, molto bello, perché lascia intravedere un impegno dei giovani in politica, un impegno attivo, e che viene supportato da chi è più anziano, come in questo caso il sindaco Caruso. Quindi ha fatto benissimo il sindaco Caruso a dare spazio a questi giovani nell'amministrazione attiva della sua città. Mi ha incuriosito tantissimo l'affermazione che Scuderi ha fatto, cioè non c'è stato qualcuno in grado di metterci tutti insieme, di metterci d'accordo e di fare sintesi. Ecco, e mi chiedo chi poteva essere questo qualcuno. Non so se a livello locale c'era uno o più personaggi che potevano assumere appunto questo ruolo di sintesi che a mio avviso era necessaria. Certamente non c'è stato un leader o una leadership a livello provinciale tra i partiti, e questo è un elemento di riflessione. Probabilmente i leader provinciali dei vari partiti o non hanno abbastanza forza loro, o sono litigiosi tra di loro,
oppure ne la vogliamo mettere in termini più positivi, lasciano massima libertà al territorio. A quest'ultima opzione ci credo poco e credo più al fatto che non abbiano forse a livello provinciale la capacità di fare sintesi. A Catania avevamo anche lì una spaccatura nel centrodestra fino a 3 settimane fa, che è stata, poi è stata sanata da Roma, e quindi si va a una sintesi che poi è un elemento di chiarezza anche per i cittadini, perché il cittadino che si riconosce nell'area del centrodestra e ha 3 candidati, 4 candidati dello stesso schieramento, ecco, naviga in un mare di confusione, punto e basta. E la stessa cosa la possiamo dire in centri come Acireale, Aci Sant'Antonio, insomma, dove ci sono o Mascalucia, e dove ci sono appunto realtà piccole e abbiamo tanti candidati della stessa area politica. Quindi probabilmente l'appello che noi dovremmo fare ai leader politici provinciali, regionali, è quello di impegnarsi nel corso degli anni in modo forte per evitare le fratture, divisioni. Queste frammentazioni, questa polverizzazione di candidature che non serve a fare chiarezza e disorienta anche i cittadini. Devo dire che ad Aci Sant'Antonio quello che emerge va oltre il fair play, c'è un grande rispetto, almeno quello che si è notato fino ad ora, che, tra i candidati, quindi si va ben oltre il fair play, ma proprio si denota veramente un rispetto tra tutti e 5 i candidati. Da quello che ci pare di capire non è un fair play di facciata. No, assolutamente, non è un fair play di facciata, proprio è rispetto, cioè, vedo che c'è molto rispetto tra di loro, e questo è un dato assolutamente confortante, positivo e che fa bene. Adesso ci chiamano la pubblicità e poi andremo a conoscere meglio l'ultimo dei 5 candidati a sindaco di Aci Sant'Antonio, espressione di Fratelli d'Italia, un partito nel caso di Aci Sant'Antonio unito rispetto ad altri centri vicini. Ma prima la pubblicità, a tra poco. Caffè Europa Acireale, pasticceria, caffetteria, gelateria, gastronomia a pranzo. Hai sempre un motivo in più per fare una pausa al Caffè Europa. Quale? È tutto buonissimo! Caffè Europa Acireale, in Piazza Europa 20. Prova la bontà dei nostri prodotti, tutti artigianali, lavorati da noi con i migliori ingredienti. Caffè Europa, una dolce pausa. Bella fresca l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca, produttori di verdure, non industriali di insalate. Il 65% di sconto immediato in fattura se acquisti una caldaia o un climatizzatore Ariston. Scopri da Bruno Service Clima in via Alessandro Manzoni 1618 a Cireale come risparmiare fino al 65% grazie agli incentivi fiscali e ad Ariston. Ti installiamo una nuova caldaia o un climatizzatore di ultimissima generazione a pompa di calore. Risparmiosissimo. Ti offriamo la protezione Smart 10 per avere un'assistenza garantita anche da eventuali danni da agenti atmosferici, con l'ulteriore vantaggio che il centro assistenza siamo noi. Centro Analisi Murabito, dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale.
Al Fico d'India, trattoria pizzeria nel centro storico di Acireale, a due passi dal Duomo in piazza San Domenico 1. Al Fico d'India, i piatti della tradizione siciliana o la pizza cotta a legna sono le nostre specialità. Vieni a scoprire i sapori veri, i caserecci all'isolana, le carrellate di antipasti mare e monti, le grigliate di pesce o di carne, le pizze nei gusti che vuoi. Tutti i venerdì, stocco. Al Fico d'India, trattoria pizzeria, cucina casereccia, piatti speciali su richiesta e servizio catering. La domenica aperti anche a pranzo. Buon appetito! Immaginate un lussureggiante parco con prati verdi, ombreggiati da palme esotiche e agrumi ai piedi dell'Etna, con una panoramica che unisce all'orizzonte mare e cielo alla splendida vista sulla vicina costa. Hotel Orizzonte Acireale. Vi aspettiamo in questo angolo di paradiso per un piacevole e rilassante soggiorno o per festeggiare nelle nostre sale qualsiasi ricorrenza. Hotel Orizzonte, ristorante, bar, sale meeting, via Cristoforo Colombo 2, Acireale. Per info telefono 095 88 60 06, www.hotelorizzonte.it. Ubuntu si è alla... razze e nazionalità come l'angus argentino o irlandese. E inoltre una festa di sapori della tradizione siciliana con antipasti e taglieri, primi con pasta fresca lavorata da noi e dolci. Il tutto accompagnato da un'ampia scelta di vini. Via Vittorio Emanuele 175 a Cireale. È gradita la prenotazione. La domenica aperti anche a pranzo. Eccoci allora tornati in diretta con la chiacchierata con l'ultimo dei candidati a sindaco di Aci Sant'Antonio. Chiara, conosciamo meglio Antonio Di Stefano. Antonio Di Stefano, 48 anni, sposato con 3 figli, imprenditore, scende in campo con 2 liste, Il Paese che Vogliamo e Fratelli d'Italia. Consigliere comunale uscente, il suo slogan è "Con noi inizia il vero cambiamento". Parola ad Antonio Di Stefano. Siamo con Antonio Di Stefano, candidato a sindaco di Aci Sant'Antonio, già candidato a sindaco tra l'altro 5 anni fa, ci siamo ritrovati in questo salotto di Città Città. Cosa l'ha spinta a candidarsi? Intanto grazie direttore per l'opportunità che mi sta dando. Eh sì, il tema principale di questa mia campagna elettorale è il fatto che 5 anni fa mi ero già scommesso con la mia candidatura e oggi voglio riprovare per fare l'ennesimo passaggio. Spinto da un forte entusiasmo da parte del gruppo che mi circonda, abbiamo meditato su questa riproposta. Abbiamo ritenuto che c'erano tutti i presupposti e abbiamo sciolto le riserve. Ecco, e si parte da uno slogan ben preciso: con noi inizia il vero cambiamento. Sì, è lo slogan che abbiamo tutti quanti condiviso, perché se vogliamo essere precisi, il vero cambiamento sta nel fatto che vorremmo dare un nuovo marchio, un nuovo appeal a questa nuova ventata di amministratori, qualora a Cisantonio ce ne desse la possibilità. Perché oggettivamente non c'è un vero cambiamento dal lato, c'è sempre un prosieguo tra una vecchia amministrazione e una nuova amministrazione. Sì. Ovviamente vorremmo dare un nuovo input e un modo di gestire la cosa pubblica diversa da quella che fino ad oggi c'è stata. Ecco, come giudica questi schieramenti in campo? Cioè, ci ritroviamo con 3 candidati a sindaco, espressione della giunta uscente, 2 candidati a sindaco, espressione della opposizione in consiglio comunale. E sia un pochino una favola, diciamo, che probabilmente, come tutti sanno, si ripropone in quasi tutti i comuni che vanno al voto. Purtroppo non si è riuscito, mio malgrado, a trovare per quell'area di appartenenza mia, che è quella del centrodestra, una sintesi tra i candidati sindaci, nonostante io stesso abbia dato più volte la possibilità di poter cercare questo accordo comune che potesse dare veramente una visione diversa
della politica, che purtroppo da qualche decennio non sta dando dei buoni input, e magari questo è il motivo per cui la gente magari si sta allontanando dalla politica. Per quanto riguarda noi di minoranza, ognuno di noi ovviamente aspiriamo al posto di primo cittadino, e probabilmente io dico sempre, dicevo a chi mi sta vicino, magari proprio perché ho fatto il passo 5 anni fa, magari questa volta mi toccavo, oppure sì, portavo avanti questa mia pretesa. Oggettivamente c'è pure un fatto anche di anagrafico, di esperienza, che mi portava a fare questo secondo passo. Spesse volte si mette davanti un io anziché un noi, e questi sono i risultati. Quindi un eccessivo personalismo. Sì, dice. Probabilmente ognuno pecchiamo, mi ci metto pure io, di un eccessivo, come ho detto lei, personalismo, che ha portato a questo parterre di candidati. Ci diceva mio malgrado, perché in effetti lei ha tentato di trovare questa unità nel centrodestra. Sì, sì, per me era proprio un bel segnale che potevamo dare alla cittadinanza, alle persone, chi, come dicevo prima, si è disinteressato dalla vita politica del paese. Ovviamente ci troviamo pure ad analizzare un contesto che è quello di San Antonio, in cui diciamo c'è una certa scollatura tra la periferia e il centro, che è un problema atavico che purtroppo abbiamo. Sì, ecco, tornando a questa ricercata unità del centrodestra, questa unità non si è manifestata, tant'è che lei ha, come dire, è sostenuto solo da Fratelli d'Italia, mentre addirittura altri candidati si ritrovano tra le proprie fila anche soggetti di destra. Quindi rappresentanti politici, sì, del, sì, centrodestra. Questo, direttore, è il paradosso, che, come le dicevo prima, da diciamo un 15 anni veramente caratterizza infatti, ma anche altri comuni, sì, dove praticamente le coalizioni, per non andare lontani anche a Cereale, certo. Sì, sì, non volevo fare, sì, l'allusione, sì, vicina, però purtroppo c'è questa poca come dire, no, trasparenza, questa essere attaccata alla maglia fino in fondo. Purtroppo sono anche i nostri, come dire, referenti politici che molte volte non hanno dato cattivo esempio, e quindi questa moda è diventata moda anche ai vertici, quindi anche nei consigli comunali, anche negli apparentamenti, nelle candidature, nelle liste, che, sì, purtroppo ci portano a trovare personaggi che sono di una corrente politica o si ritengono di un'area ben definita, e poi candidarsi in aree opposte, e quindi diciamo che vincono tutti e perdono tutti, perché, certo, quando in una coalizione di centro-sinistra ci sono candidati di destra o di centrodestra, in teoria vince la sinistra, ma è praticamente come se vincesse il centrodestra, tra virgolette, certo, però a conduzione. I titoli dei giornali però vanno al centro-sinistra. Al centro-sinistra, esatto, purtroppo sì. Ecco, ma diciamo, quantomeno ha dalla sua il fatto che Fratelli d'Italia è unita ad Aci Sant'Antonio e converge su Di Stefano, cosa che non succede ad esempio ad Aci Reale. Io sulle dinamiche degli altri comuni non permetto di andare avanti. Le posso dire soltanto che per la prima volta su Aci Sant'Antonio tutto lo staff, tutto il quartier generale dei Fratelli d'Italia, in maniera unanime, ha espresso parere favorevole sulla mia candidatura, e questo mi ha fatto sia piacere che onore. Ma da buon uomo di partito, da buon militante del centrodestra, avevo sempre detto e ho continuato a dire fino all'ultimo che io sono sempre disponibile, e se c'è la possibilità di trovare qualcuno o trovare qualche sintesi, come dicevo in apertura, io ero sempre disponibile a fare il passo, sì, lateralmente. Ecco, questo diciamo le fa onore da questo punto di vista, sempre nella ricerca di quell'unità che, no, che poi non si è manifestata. A volerle intestare o ricercare un tallone d'Achille, cosa che abbiamo fatto con tutti i candidati a sindaco, qualcuno magari le contesta, tra virgolette, lo diciamo, una opposizione in questi 5 anni un po' timida. Ma guardi, noi abbiamo in questi 5 anni abbiamo subito due fattori
l'amministrazione, quindi indirettamente anche noi, due fattori determinanti: il terremoto del 2018 e il Covid. Sì. Abbiamo per un bel periodo di tempo dovuto fare consigli comunali in differita, cioè da casa, sì, dove diciamo che non si può avere lo stesso appeal che si ha quando si è in aula consiliare. C'è stato pure un momento delicato in cui tutti, soprattutto l'amministrazione, era provata da quello che stava succedendo, soprattutto nell'episodio del terremoto. Quindi noi abbiamo fatto sempre una politica costruttiva, abbiamo sempre valutato di volta in volta le opportunità che erano mirate al territorio. Lì dove abbiamo visto poca trasparenza o non abbiamo visto una certa linea pulita, abbiamo fatto i nostri interventi lì dove era necessario intervenire. Poi, se questo è l'unico motivo che, per cui mi accusano, ben venga. Io sono stata sempre una persona moderata e quindi non sono un tipo estremista oppure che faccia quelle pantomime in consiglio comunale, non mi ci vedo. Ho sempre fatto un ruolo modesto, garbato, educato, e lì dove c'era da battere i pugni io penso che lo abbia fatto in maniera egregia. Cosa c'è nel suo programma al primo posto? Guarda, non c'è un primo posto, ci sono delle cose da fare in maniera proprio veloce. Allora, la prima cosa è quella di creare, in questo ipotetico mio sogno che ho da qualora dovessi diventare sindaco, è quello di cercare di ricucire questo strappo tra, come dicevo in apertura, tra le frazioni e Agi Sant'Antonio. C'è un paese dentro il paese, sì. Cioè le frazioni non vivono più Agi Sant'Antonio, si sentono ovviamente scollegate, perché ovviamente sappiamo tutti che le frazioni di Lavinale e Santa Maria Stella, ma soprattutto Lavinale negli ultimi 10 anni, ha avuto un forte incremento di persone che, non essendo del luogo, venivano da fuori per sposare la causa di Sant'Antonio, perché vedevano un posto bello, accessibile. Però una volta fatto il passo si sono accorti che magari è una città che crea in questa situazione poco servizi, e quindi la gente si sente un pochino abbandonata. C'è una bellissima opportunità che è quella del Bosco di Aci, se ne parla tanto, ma è un peccato avere quel bellissimo parco, quel bosco chiuso e non accessibile, né non fruibile. Abbiamo il problema dei rifiuti. Domenica scorsa ho assistito a file chilometriche per portare rifiuti ingombranti. Abbiamo la necessità di creare un'isola ecologica per educare le persone a conferire in discarica. Queste sono le priorità che io personalmente vorrei mettere al primo posto. Perfetto. Conosciamo meglio anche l'aspetto personale. Ha un hobby, ha uno sport preferito? Guarda, da quando mi sono sposato ho azzerato tutti gli hobby. No, non ho un hobby ben particolare, mi piace ogni tanto fare le partitelle con gli amici a calcetto, però ormai sono diventato papà e marito a tempo pieno. Mi piace la politica perché mi piace da sempre, da generazione l'abbiamo fatta, e mi dedico quando posso alla famiglia, ritagliando meno di quanto ho dovuto. Ha una squadra del cuore? Sì, io tifo per il Catania e simpatizzo per l'Inter. Ecco. Ha un piatto preferito? Spostiamoci a tavola. Il piatto preferito è la pasta alla carrettiera, col pomodoro, che fa mia madre in maniera impeccabile. Sì. Una pasta semplice, però è una pasta che a me piace. La pizza le piace? La pizza sì, semplice, una margherita col prosciutto crudo. E andrebbe con chi a prendere una pizza dei suoi candidati avversari? Bella domanda. Allora, io le faccio una premessa che in questa fase pre-politica ho mangiato tantissime pizze con i miei candidati e siamo più volte incontrati per confronti che cercavo di concludere per un'eventuale sintesi. Sì. Io ho un buonissimo rapporto con tutti, non ho rapporti, perché con Giuseppe Finocchiaro ho sposato, siamo stati in minoranza 5 anni e quindi abbiamo condiviso tante battaglie. Con Antonio Scuderi è stato l'assessore in giunta che ho punzecchiato un po' di più, sì. Però abbiamo sempre trovato veramente un buon rapporto. È stato sempre un buon rapporto. Sì, ma questo deve essere veramente un principio che deve
Perché quando uno punzecchia o si, come dire, si incaponisce su certe cose è perché magari vuole dare una risposta al territorio, e quindi se ci battiamo o sollecitiamo qualche intervento perché teniamo al territorio. Con Giuseppe Santa Maria abbiamo un legame politico perché siamo tutti e due del centrodestra, quindi in Rocca, pur avendo idee diverse politicamente, ci vediamo spesso, ci confrontiamo spesso e non mangiare una pizza con tutti e quattro tranquillamente. Una battuta per chiudere, perché il tempo è tiranno, sì. In un eventuale ballottaggio con quale avversario non vorrebbe ritrovarsi di fronte? Non dare ballottaggio, non mi trovo di fronte contro Giuseppe Santa Maria, perché sarebbe l'ennesima sconfitta della politica, perché andrebbero al ballottaggio due figure della stessa area politica. Sì. Sarebbe ancora una volta una sconfitta per chi ci tiene ancora alla politica. Grazie ad Antonio Di Stefano, grazie a lei, buona campagna elettorale. Grazie a tutti. Sarebbe una sconfitta per la politica ritrovarsi con un avversario che è della stessa pasta, come dire, no? Assolutamente, assolutamente vero. Devo dire che questa sera, anche nell'intervento di Di Stefano, ma come negli altri, è stato dato un calcio all'ipocrisia. Sì. Perché è stato ammesso a chiare lettere che le divisioni sono state di natura personale, di aspirazione personale, e non divisione diversa di città, di programmi diversi. E anche i cattivi esempi dei referenti politici. E anche, come dicevo poc'anzi di io, dopo l'intervento di Scuderi, la mancanza di leader politici che non hanno saputo convogliare verso una sintesi le attività politiche nei comuni, nei vari comuni, e non solo da città Antonio a Ciriale piuttosto che Mascalucia. Sì. E questo, insomma, forse i leader politici provinciali farebbero bene a riflettere nei prossimi anni, perché non è possibile arrivare. Direi ecco, non solo i leader provinciali, regionali. Quelli regionali, certo, quelli provinciali e regionali, che poi le figure spesso coincidono. E questo, insomma, è un'attività che devono porre nel loro impegno politico, perché arrivare in queste condizioni alle elezioni amministrative è veramente un disagio per i cittadini. Nell'intervento di Di Stefano, quello che mi ha colpito è il discorso di voler ricucire quella frattura che c'è effettivamente tra periferia e il centro. Sì. E questo è un lavoro che deve essere fatto sia nell'ambito del piano regolatore generale e sia nella gestione di quei fondi che fanno capo al PNRR, ma anche ai fondi FUA, perché ci sono appunto delle strategie che possono essere messe in atto e finanziate. Ecco, questo è un impegno, ecco, che il futuro sindaco di Aci Sant'Antonio dovrà prendere, perché poi di fatto ci sono quattro comuni in un comune, cioè certo. Santa Maria La Stella ha delle dinamiche a sé stanti, Aci Sant'Antonio Centro delle dinamiche Lavinaio, Lavina, ecco, e quindi tra l'altro anche distanti, non c'è continuità territoriale così prossima. Ecco, forse, e quindi, forse proprio per questo è la distanza che è un po' la distanza che dice lo strappo e le divisioni. Quindi in qualche modo si può trovare un sistema per aggregare con ad esempio dei servizi collocati nei posti giusti, che possono essere impianti sportivi piuttosto che di socializzazione. Perfetto. Allora, a questo punto siamo al termine. Io intanto ringrazio la nostra Chiara Greco per la preziosa informazione. Chiara, ci ritroviamo venerdì prossimo. Grazie direttore, a venerdì. Grazie a Francesco Sorbello, condirettore della Confcommercio Catania, stasera nostro compagno di viaggio, per questa chiacchierata con i candidati a sindaco di Aci Sant'Antonio. Grazie a voi che ci avete seguito. Venerdì prossimo saremo ancora qui a partire dalle 21:25. Buona serata.